Amazon ha finalmente introdotto una caratteristica molto importante, ovvero dare agli utenti la possibilità di comprare a rate un prodotto. Ma chi può comprare a rate su Amazon? Quali sono i prodotti che si possono acquistare a rate su Amazon? In questo video, che ho realizzato proprio per rispondere a queste domande e a tantissime altre che me le avete poste in questi giorni, troverete tutte le risposte. Partiamo subito col dire quali sono i prodotti che potete acquistare a rate e chi può acquistare a rate su Amazon. Allora, in questo momento che siete ancora in una fase di test, è Amazon a decidere quali account sono idonei all'acquisto a rate e quali no. E soprattutto quali prodotti potete acquistare a rate e quali no. Innanzitutto, per quanto riguarda i prodotti, sono acquistabili solamente quelli che avranno la dicitura pagamento a rate, o meglio pagamento da 5 rate. Dunque, se andrete su Amazon, cercherete un prodotto e questo prodotto tra le opzioni di acquisto vi mostrerà anche paga in comode rate da 5 mesi, allora sì, quel prodotto è acquistabile a rate. C'è da precisare che però solamente i prodotti venduti e spediti da Amazon sono acquistabili a rate, ok? Quindi non sono una grande cerchia di prodotti attualmente, sono ancora pochi e più che altro sono diciamo prodotti come smartphone oppure computer e quant'altro. Questo perché? Per un semplice motivo: Amazon deve in qualche modo tutelarsi e in questa fase di test, per farlo, si riserva il diritto di bloccare da remoto questi dispositivi qualora voi non pagaste. Come funziona nello specifico un pagamento rateale con Amazon? Allora, innanzitutto Amazon, per abilitarvi questa funzione, andrà a controllare che voi abbiate una carta di debito o di credito associata al vostro account, siate dei buoni pagatori, quindi va a vedere tutta la cronologia dei pagamenti passati. E una volta ciò, se il vostro account viene abilitato e trovate un prodotto che potete acquistare a rate, basterà nelle forme di pagamento disponibili per quel prodotto mettere la spunta alla voce paga a rate. Attualmente sembra che ci sia la possibilità di pagare solamente in 5 rate, quindi non ci sono ancora altre opzioni d'acquisto. Non verranno aggiunti interessi, non ci sarà un sovrapprezzo, quindi il prezzo del prodotto verrà appunto rateizzato nel tempo in 5 rate. La prima va pagata subito, la seconda dopo 30 giorni, la terza dopo 60, la quarta dopo 90, la quinta dopo 120 giorni. Se però l'importo del prodotto, quindi il suo prezzo, non è idoneo al pagamento di 5 rate uguali mensili con Amazon, allora cosa succede? Amazon dividerà 4 rate in un importo uguale, l'ultima potrebbe avere un importo inferiore, ok? Allora, Amazon ci dice che per essere abilitato al pagamento a rate bisogna avere un account Amazon attivo da almeno un anno, essere buoni pagatori e avere una carta di debito o di credito associata al nostro account. Non sono accettate le carte prepagate o carte la cui scadenza rispetto all'ultima rata che dovete pagare è inferiore ai 20 giorni. Detto ciò, sono accettati tutti i più grandi circuiti esistenti, ovvero Visa, Mastercard e naturalmente anche American Express. Banalmente, Amazon attualmente dice che potete acquistare solo un prodotto alla volta a rate. Quindi, se avete già comprato un prodotto a rate e state ancora pagando quel prodotto, non potete usufruire di questa modalità per acquistare un altro prodotto simile, ok? No, non potete cambiare un prodotto acquistato a rate. Quindi state ben attenti, Amazon ci tiene a precisare questa cosa, ma sottolinea anche il fatto che volendo potete anche effettuare un reso del prodotto in caso di problemi. La procedura di reso è sempre quella standard, ok? Si contatta Amazon e si effettua il reso. Se non pagate una rata, cosa succede? Vi arriverà un'email. Amazon vi avvisa che non è stato possibile effettuare il pagamento della rata per qualsiasi motivo, magari non avete credito o quant'altro. In questo caso avete 10 giorni di tempo per rimettervi in regola. Trascorso questo tempo, Amazon si riserva il diritto di bloccare da remoto il dispositivo. Cosa significa? Significa che se avete acquistato, non so, uno smartphone, un tablet, un PC, Amazon avrà la possibilità di bloccarvelo da remoto e quindi non potete più usare l'oggetto in questione. Naturalmente, volendo, potete anche saldare prima del tempo l'intero importo del prodotto che avete acquistato o che intendete acquistare a rate, in qualsiasi momento. Fondamentalmente, ragazzi, ho detto tutto quello che c'era da dire sul pagamento a rate di Amazon.
Vi ripeto, attualmente è ancora una fase di test, quindi se non siete ancora abilitati all'acquisto a rate, non vi preoccupate, è probabile solamente che si tratti di un'operazione momentanea, a breve il vostro account verrà sbloccato e troverete anche voi la possibilità di acquistare qualche prodotto appunto con comode rate mensili. Naturalmente dovete rispettare tutti i requisiti che vi ho elencato in questo video. Personalmente ancora non ho avuto il piacere di avere abilitato questa opzione sul mio account, forse perché ho un account business, ma questo ancora non riesco a capirlo. Quindi mi sono dovuto basare su delle informazioni che mi hanno dato i miei colleghi di Chimera Revo, che invece hanno già questa possibilità. Se avete qualche dubbio, qualche altra domanda, potete fare riferimento sempre alle FAQ ufficiali di Amazon, oppure lasciate un messaggio qui sotto, io vi risponderò e cercherò di aiutarvi. Ok? Ciao ragazzi!